la qualità che merita. Andiamo a Pisa, dove questa mattina la visita del sottosegretario all'istruzione Lorenzo Fioramonti, che ha partecipato ad un convegno sulla ricerca, e lui stesso è intervenuto parlando di merito e della promozione e della valorizzazione della ricerca. Vediamo cosa è emerso. Le Benedettine a Pisa hanno ospitato un incontro all'interno della Summer School promosso dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Il direttore dello stesso, Giuseppe Anastasi, intanto l'obiettivo di questo incontro, che ha visto una presenza importante. Questa è una Summer School internazionale su tecnologie abilitanti per l'Internet of Things. Questa è la terza edizione della Summer School. Ogni anno all'interno della Summer School c'è un evento speciale, quest'anno è dedicato alla presentazione degli ERC, progetti ERC dell'Università di Pisa in area scientifica e tecnologica. I progetti ERC sono progetti molto selettivi, quindi molto difficili da ottenere, e quindi ne abbiamo un certo numero come Università di Pisa, di questo siamo orgogliosi. Due di questi sono all'interno del mio dipartimento e sono stati presentati oggi agli studenti internazionali che partecipano alla scuola. Alla giornata presente Lorenzo Fioramonti, sottosegretario all'istruzione, la sua prima visita a Pisa. In questa fase sto cercando di conoscere tutti i punti d'eccellenza d'Italia, incontrare le università, andare lì dove si fa ricerca davvero, sul posto, conoscere gli studenti, e questa Pisa oggi è un'occasione non solo per vedere un dipartimento d'eccellenza, ma anche per conoscere studenti internazionali che vengono in Italia pagando, portando anche risorse personali per studiare nuovi modi di fare industria, nuovi modi di fare tecnologia, portare le loro competenze, assorbire molte delle conoscenze che abbiamo qua e creare quella forma di università aperta e internazionalizzata che è al centro della nostra azione di governo. Il futuro della scienza è l'interdisciplinarità, non lo dico io, lo dice il Consiglio Internazionale della Scienza. Dobbiamo muoverci verso una commistione, una contaminazione dei saperi, è fondamentale. Gli ingegneri debbono puntare all'eccellenza, ma sempre considerando l'impatto che le loro tecnologie, che le loro scoperte può avere sulla società, sull'ambiente. Così vale per chi fa economia, così vale per chi fa architettura, urbanistica, medicina e così via. A me quello che piace molto di questo nuovo approccio alla tecnologia che oggi vedo anche qui a Pisa è proprio questa volontà di far dialogare discipline che tra di loro non hanno sempre dialogato, far comprendere alla nuova generazione di scienziati che esiste una responsabilità morale, etica e di visione che accomuna tutti per migliorare le condizioni della ricerca e avere un impatto positivo sul mondo.